Questa sera è con noi il segretario di Stato agli affari interni, signora Valeria Ciavatta. Buonasera, segretario. Buonasera. Parliamo di un tema di attualità che riguarda le forze di polizia e gli ultimi accordi che si sono riusciti a firmare finalmente dopo un po' di tempo. Il 29 di febbraio, infatti, è stato firmato a Roma un importante accordo. Era un accordo che mancava probabilmente da molti anni in materia di collaborazione fra le forze di polizia della Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. E è un ulteriore segnale del superamento dei problemi con l'Italia e un rilancio dei rapporti tra i due paesi, giusto? Dunque, questo accordo per la collaborazione fra le forze di polizia è sicuramente un segnale molto importante anche sul piano politico ed istituzionale, perché intanto l'appuntamento per la firma è stato fissato ancora prima che arrivasse la lettera del Presidente del Consiglio italiano Monti, e sinceramente è stato questo motivo di grande soddisfazione perché il rapporto con il Viminale era aperto anche in precedenza e il percorso, diciamo, era stato compiuto da circa un paio d'anni, cioè da un paio d'anni questo accordo era stato paraffato sul piano tecnico e attendevamo la firma. Si tratta di un accordo di collaborazione fra le forze di polizia, ma non è a livello tecnico, è un accordo politico perché è siglato dai due ministri, quello dell'interno italiano e degli esteri sammarinese, ma l'accordo è intitolato accordo fra i due governi dei due paesi. Questo è un accordo che, come dicevamo, si aspettava da parecchi anni, ma non è un accordo che si prepara dalla sera alla mattina, quindi immagino che fosse da un po' di tempo nel cassetto. Allora, l'ex ministro Maroni doveva venire a firmarlo il 20 giugno del 2010. Questo significa che più di 2 anni fa era già pronto per la firma. Poi, vari motivi, ma principalmente il fatto che c'era questo stato un po' di ostilità, con il Ministero dell'Economia, precedente, ha impedito anche questa firma. Non è che è un accordo che si attendeva da tantissimi anni, non è proprio così, nel senso che San Marino ha aderito all'Interpol nel 2006 e questo accordo consente di utilizzare una serie di elementi istituzionali, diciamo di fattori istituzionali, per fare in modo che la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, la cooperazione fra i due paesi si ampli anche rispetto ai canali classici di Interpol. Ho capito, quindi diciamo è un accordo che ha un'altissima rilevanza politica sulla collaborazione tra i due paesi e tra le forze dell'ordine dei due paesi, ma per l'uomo della strada, nello specifico. Allora, intanto per l'uomo della strada non saprei, però posso dire che sul piano dell'operatività ci sarà la possibilità di scambiarsi informazioni molto importanti sia per la prevenzione che per la repressione di tutta una serie di reati e principalmente quelli più importanti sui quali è richiesta maggiormente la collaborazione fra gli stati. E, dicevo, di scambiarsi le informazioni in tempo reale attraverso passaggi che saranno tracciati e quindi istituzionalizzando questo scambio di informazioni fra le forze di polizia. Inoltre l'accordo prevede che ci sia una collaborazione anche per ciò che concerne la formazione delle forze dell'ordine. Questo per noi significa poter attingere a delle professionalità, a delle risorse, a know-how, eccetera, molto importanti in Italia perché da questo punto di vista, fra l'altro, la Repubblica Italiana è particolarmente attrezzata. Non è solo questo in verità, perché sul piano politico vi sono anche altri elementi molto interessanti in questo accordo che parla di una collaborazione anche a più ampio raggio e che si può spingere anche a una sorta di consultazione, consulenza anche per le normative nuove che noi dobbiamo adottare, anche per la riorganizzazione dei corpi, con la massima disponibilità non solo del comandante, del capo della Polizia di Stato, il prefetto Manganelli, ma anche dello stesso ministro Cancellieri. Quindi per le forze di polizia sammarinesi si può pensare
pensare che possano esserci degli interscambi culturali, tra virgolette, con le corrispondenti forze italiane, quindi aumentare la loro professionalità da questo punto di vista. Sì, la formazione è una cosa che già si è fatta in questi anni, è sempre in collaborazione con le forze dell'ordine italiane, quindi è una collaborazione che in via di fatto c'è sempre stata. Con questo accordo ci si potrà spingere maggiormente più avanti e, dicevo, anche a più ampio raggio. Oltre alla firma dell'accordo, l'occasione è stata ghiotta per incontrare il suo omologo italiano, la signora Cancellieri. Di cosa avete parlato, se si può sapere? Nell'incontro che c'è stato a margine della firma dell'accordo, abbiamo potuto rappresentare al ministro elementi più concreti della nostra realtà, i passi avanti che cerchiamo di compiere in questo momento per la lotta alla criminalità organizzata e anche delle esigenze di natura pratica ed operativa, sulle quali cose tutte il ministro ha dato la più ampia disponibilità, anche per aiutarci, appunto, come dicevo prima, nell'adozione di norme di una legislazione più completa per contrastare i fenomeni delittuosi. Infatti la lotta alla malavita, diciamo così, è anche inserita nel programma di governo del Patto di San Marino. Infatti è una delle attuali priorità. Come intendete porre in essere questa priorità attraverso la riorganizzazione delle forze di polizia? Come pensate di procedere? In quali tempi? Allora, il confronto sul riordino è aperto da tempo. Come dicevo, abbiamo tutta l'intenzione di chiedere la collaborazione, l'ausilio e il consiglio delle massime autorità istituzionali italiane, primo fra tutti il prefetto Manganelli, che è stato determinante per la firma di questo accordo. Un accordo che ha visto anche lavorare molto fattivamente la nostra diplomazia, sia a livello delle due segreterie di Stato coinvolte, interne ed esteri, che proprio dell'ambasciatore sammarinese a Roma. Quindi stiamo ragionando sulle possibili soluzioni le più adatte per la nostra realtà, e questo discorso non può essere disgiunto dalla materia che è trattata più diciamo dettagliatamente nel pacchetto delle leggi, nel cosiddetto pacchetto delle leggi antimafia, e che sono seguite anche dal segretario alla giustizia. Nell'ultimo anno anche in Consiglio si sono discusse parecchie questioni legate alla lotta alla criminalità. Pensa che il Paese è ora dotato di sufficienti anticorpi per difendersi attivamente e non subire, ad esempio, come può sembrare leggendo la stampa, le inchieste italiane in qualche maniera, visto che sembra che molte delle inchieste in cui in qualche maniera è coinvolto San Marino sembrano partano dall'Italia con il titano solamente spettatore? Dunque, in verità, i fenomeni che sono venuti alla luce in questi ultimi tempi sono fenomeni che erano latenti sotto la cenere da anni precedenti, e sicuramente non si è mai alzata sufficientemente la guardia per impedire che ci fossero infiltrazioni, che il sistema in qualche modo degenerasse in alcuni suoi ambiti. È anche vero, quando si parla di queste inchieste, che i fenomeni partono dalla realtà italiana, non solo le indagini, ma anche i fenomeni stessi, i personaggi, gli attori di queste azioni criminose e di questa contaminazione del nostro sistema. Quindi è assolutamente inevitabile che l'Italia abbia molte più informazioni, seguendo i soggetti che sono sotto indagine, seguendo i fatti che vengono alla luce nelle procure, dalle forze di polizia, eccetera. Dicevo, è molto più facile che ci siano tantissimi elementi a disposizione da parte delle forze di polizia italiana, da parte della magistratura italiana. Il fatto che i sammarinesi, San Marino in qualche modo, siano coinvolti in questa o in quell'altra indagine significa che questi fenomeni sono arrivati anche a San Marino, non significa che il sistema è marcio, è malato, che i sammarinesi sono dei delinquenti, eccetera. Per questo accordo è estremamente importante, perché senza la collaborazione dell'Italia noi non potremo mai avere
tutte le energie, le risorse, le capacità professionali per contrastare un fenomeno che anche paesi molto più grandi, professionalizzati ed attrezzati del nostro devono combattere con grande fatica, con grande dispendio di energie. No, li abbiamo gli anticorpi, cioè gli anticorpi non li ha nessuno di fronte a questi fenomeni così importanti, così penetranti, che hanno invaso le regioni anche tradizionalmente non interessate dalla malavita organizzata. Pensiamo soltanto all'Emilia-Romagna, che solo di recente ha scoperto di essere, diciamo, di avere queste penetrazioni malavitose. Di fronte a questi fenomeni gli anticorpi non basterebbero mai, ecco perché è importante la cooperazione, la formazione, ma anche il lavoro di persone professionalizzate, i controlli nei vari settori, specialmente in ambito economico, perché ovviamente la malavita organizzata commette delitti, commette reati nell'ambito dell'economia. E non conosce confini, anzi tende a sfruttarli, proprio a sfruttare eventuali pieghe per nascondere le proprie malefatte. Quindi sì, è un percorso di trasparenza che è iniziato con questo governo e che intendete portare avanti in maniera forte. Questo discorso è giustissimo, perché sul piano politico noi dobbiamo registrare un elemento di fondo. L'Italia ha firmato, il governo italiano ha firmato questo accordo con il governo di San Marino partendo dal presupposto che ci sono i segnali di un cambiamento di tendenza, di una nuova consapevolezza, della volontà di collaborare a tutto campo nell'ambito dell'attività giudiziaria, delle forze di polizia, dell'antifrode, del CLO, eccetera, per cui diciamo che ha ritenuto il governo italiano che ci siano le basi per poter attivare una collaborazione sul piano concreto. A me non rimane altro che fare gli auguri alla nostra Repubblica, a lei per il lavoro svolto e per il lavoro che sicuramente dovrà fare, sarà chiamata a fare per i prossimi giorni, i prossimi periodi, e ci risentiamo per la prossima intervista. Su questi schermi. Grazie. Ciao, grazie.